Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di formazione degli insegnanti, un tema molto molto caldo. Ne parliamo con Laura Biancato. Laura Biancato è dirigente presso l'Istituto Einaudi di Bassano del Grappa. Sa che sulla formazione dei docenti c'è anche una diatriba in corso con i sindacati, l'obbligatorietà. Ecco, quanto è importante la disponibilità dell'insegnante ad andare anche oltre il contratto per quanto riguarda la formazione e l'adattamento dell'insegnante riguardo appunto l'utilizzo di queste nuove tecnologie. Guardi, allora io non parlerei di oltre il contratto perché secondo me è giusto proprio mantenere i termini contrattuali. Quindi dove si può agire? Si può agire sul contratto integrativo d'istituto, rafforzando quelli che sono i principi anche del contratto generale, no? Nazionale. Allora, nella contrattazione d'istituto bisogna ricavare quegli spazi che sono utili a motivare i docenti a fare la formazione, perché soprattutto in questi tempi è giusto che ognuno abbia i suoi tempi e i suoi spazi regolati, no? Quindi io devo dire che abbiamo agito così con la RSU, abbiamo trovato degli spazi all'interno del tempo di lavoro per realizzare una formazione che fosse proprio una formazione di istituto, per portare avanti un progetto di scuola anche sull'innovazione, ma chiaramente anche per gestire bene quello che ci sta capitando. Quindi, oltre al contratto, io direi che c'è comunque il contratto d'istituto che può regolare in ogni caso l'accesso alla formazione. Seconda cosa, la scuola la deve mettere a disposizione la formazione. La formazione deve essere gratuita. Quindi, qui abbiamo cercato già dall'anno scorso di trovare i migliori formatori che potevamo reperire a livello nazionale, portarli a fare lezione qui, anche a distanza, con i fondi della scuola, quindi perché fosse tutto gratuito. Certo, c'è la carta del docente, però insomma io penso che la Certo. scuola debba mettere a disposizione. Debbe, senta, no, è importante perché insomma è un tema di strettissima attualità, ma questa formazione in che orario si svolge? In orario di servizio? Sì, ecco appunto, nel contratto d'istituto noi abbiamo determinato alcuni ambiti, per esempio in parte abbiamo utilizzato le ore ordinarie di attività, scusi, adesso ho un lapsus, un Sì, momento di un'attività attività ordinaria, diciamo, ordinaria, insomma, delle nella funzione 40 ore, 40 più 40. l'articolo 3, ecco. Invece in parte abbiamo determinato che ci fosse all'interno dei minuti di recupero del tempo di lezione un'altra parte di ore destinate alla formazione. Quindi recupero orario più alcune ore dovute, insomma, per gli impegni collegiali le abbiamo destinate in un pacchetto di 20 ore, che possono anche non essere moltissimo, però in 20 ore fatte soprattutto insieme, ecco, questo Certo, conta. ringraziamo Laura Biancato, dirigente scolastica in Veneto, e ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito e vi diamo appuntamento alla prossima intervista sui canali di Tecnica della Scuola.